L'associazione Arma Aeronautica viene fondata a Torino il 29 febbraio del 1952 e diventa associazione nazionale quando viene eretta ente morale nel 1955. L'ultimo raduno nazionale che è stato fatto dall'associazione è stato fatto qui a Torino nel 1961 in occasione dei 100 anni dell'Unità d'Italia. È chiaro che in questo periodo, quando si svolge il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, l'associazione ha trovato quantomeno logico di rifare il suo raduno nazionale nella nostra città. Il raduno non sarà semplicemente dell'associazione Arma Aeronautica, ma sarà anche dell'aviazione dell'esercito, in quanto le due associazioni sono accomunate da quello che è il volo, l'idea del volo, l'idea dello spazio, l'idea dell'aria. Il raduno avrà il seguente svolgimento. La sera del 10 di giugno, quando inizierà, ci sarà un concerto della banda della prima regione aerea in piazza San Carlo. Il giorno 11, giorno clou, inizierà al mattino con la deposizione di corone di alloro, una da parte dell'associazione Arma Aeronautica e l'altra da parte dell'associazione aviazione dell'esercito, al mausoleo dell'aeronautica sito al cimitero generale. Naturalmente a questa cerimonia parteciperanno tutte le altre autorità civili, militari, locali e d'Italia. Ci sarà questa cerimonia, i soci delle due associazioni si ammasseranno per il raduno in piazza Vittorio Veneto. Quando le autorità saranno tornate sul palco, saranno arrivate sul palco del sito in piazza San Carlo, inizierà la sfilata vera e propria. La sfilata sarà aperta dai medaglieri nazionali delle due associazioni, dai gonfaloni della città, dalla fanfara della prima regione aerea e dai gonfaloni e labari delle associazioni d'arma. Per primi sfileranno gli associati dell'aviazione dell'esercito, in quanto minori come quantità di persona, seguiti dai soci dell'associazione Arma Aeronautica, che sfileranno per regione, cioè in ordine alfabetico a seconda della regione d'appartenenza. Lo svolgimento della sfilata sarà via Po, piazza Castello, via Roma, per confluire poi in piazza San Carlo, dove ci sarà un ammassamento in attesa dei discorsi di riti delle autorità. Durante la sfilata è previsto sia il passaggio delle frecce tricolori e sia anche il passaggio di alcuni elicotteri dell'aviazione dell'esercito. Naturalmente è stata scelta Torino innanzitutto come capitale per i 150 anni dell'Unità d'Italia, ma soprattutto anche perché Torino è una tappa importante per l'aviazione sia civile che militare, soprattutto per l'industria aeronautica, che ha sempre avuto qui il suo fulcro più importante, e anche, vorrei dire, per gli studi aeronautici. Non dobbiamo dimenticarci il Politecnico di Torino, che ha laureato diversi ingegneri e diverse personalità in campo aeronautico.